L'appoggio, metto le mani in tasca perché è freddo, a parte che sono sempre tutto incassato, ma perché Max mi fa fare i video in inverno. Non vorrei essere frainteso, ma i latini dicevano in aura mediocritas, e in questo caso l'altra Rivera è una scarpa a metà strada tra la Torin e l'Escalante, scarpa che secondo me ha il suo perché, e noi grazie a Running Warehouse abbiamo avuto la fortuna di poterla testare durante il mese di dicembre, ma per capire cosa ne pensiamo partirei come al solito dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa zero drop, 26 mm nel tallone e 26 mm nell'avampiede, anche se dal punto di vista visuale questa scarpa, e alcuni recensori americani parlano di meta rocker, in teoria dovrebbe essere a barchetta, ma in pratica alla fine stiamo parlando di una scarpa zero drop. È una scarpa che nel modello maschile pesa 244 grammi, mentre in quello femminile 189. Non abbiamo mai recensito una scarpa altra, ma sappiate che nell'avampiede si caratterizza per uno spazio importante, per una tomaia sicuramente morbida, senza cuciture, che vi permette comunque di correre davvero in maniera piacevole. È paradossalmente molto traspirante, cosa che testata dal nostro prodepodista Bormio con la neve non so necessariamente se sia un vantaggio, ma al tempo stesso credo che questa scarpa vi possa offrire sensazioni di comodità uniche che fondamentalmente difficilmente abbiamo provato in altre scarpe. Dal punto di vista dell'intersuola parliamo di un intersuola che si chiama Altra Ego, intersuola secondo noi morbida ma non così morbida come altre marche, reattiva ma non così reattiva come altre marche. Ovviamente è una scarpa che potreste utilizzare tutti i giorni a condizione di avere una biomeccanica di corsa davvero ottimizzata, cosa che secondo il mio modesto punto di vista non è così facile da ottenere. Fatemi sapere qui sotto se siete interessati a sapere come migliorare la vostra biomeccanica di corsa. Questa scarpa offre davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, consente una buona ammortizzazione soprattutto se correte di avanti piede o di mesopiede, una discreta reattività che vi permetterà comunque di correre anche a velocità abbastanza elevate. Poi sentiamo cosa ci dice il prodepodista, che purtroppo non ho potuto intervistare in corsa, ma che l'ha utilizzata durante le sue giornate a Bormio. Una delle cose di cui in effetti sono rimasto davvero impressionato, questa sicuramente migliore rispetto a tutte le altre scarpe, o comunque a molte delle altre scarpe che ho testato qui sul canale, è la suola che vi consentirà di correre e di cambiare direzione in maniera efficace, suola che presenta da diverse scanalature. Nonostante la gomma molto resistente, la scarpa è davvero leggera, cosa che permetterà a podisti amatori evoluti di correre in maniera piacevole ed elegante. L'unica limitazione di questa scarpa nel battistrada è la presenza di sassolini che potrebbero inserirsi all'interno della suola stessa, però al tempo stesso, secondo me, questo non è un vero problema per noi podisti amatori. E in effetti sarebbe davvero energetico se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Per evitare ripetizioni con quello che ci dirà Andrea, lascio la parola al prodepodista. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong e keep running, e la mia amica Bonnie è comunque qua di fianco. Andrea, direi che a Bormio hai utilizzato queste bellissime scarpe Altra Rivera di Altra. Cosa ne pensi di questa scarpa? Devo dire che questa qua l'ho testata in qualsiasi condizione, Davvero in qualsiasi condizione, anche con la neve? anche col ghiaccio, e devo dire, correvo a Bormio dove c'erano zone ghiacciate, sentivo che scappava via, ma proprio poco poco. Quando sono uscito il giorno dopo con le Pegasus, che erano praticamente lise, sono volato giù come un baccalà e mi sono spaccato mezzo. Quindi devo dire, super promosse sul ghiaccio, barra neve, super promosse sul brecciolino, come direbbero i toscani. Ho fatto il passo del Foscagno con queste qua, per di più, quindi ho fatto, il totale sono stati 26 km, di salita sono stati circa 15, da Bormio fino al passo del Foscagno, che è quello che collega Livigno. E devo dire che mi sono trovato bene anche lì in salita, un po' forse stancanti su una corsa così duratura, non lunga, perché erano 26, ma alla fine è durata 2 ore, quindi impegnative un po' nel lungo. Le ho provate negli sprint in salita, mi sono trovato bene, comunque una scarpa di quelle che ti fa ancora di avampiede, quindi riesci a spingere. E secondo te, Andrea, a chi sono date queste scarpe?
intanto le consiglierei ad atleti relativamente leggeri, quindi sotto i 75 kg, ormai abbiamo messo quella come soglia di sbarramento. Se sono atleti invece abbastanza leggeri e veloci, come scarpa da lenti di tutti i giorni. Se sono invece un pochino più pesantino, quindi dai 65-75 kg, la utilizzerei per fare delle corse lente di raccordo o anche nei riscaldamenti. Lenti di raccordo sono quelli che dico da 8-10 km quel giorno in settimana, che sono un po' più stanco, ho poco tempo, voglio una scarpa più brillante. E le posso usare per fare dei lavori di variazione di ritmo. Di più di quello le ho trovate abbastanza lente, tra virgolette. E secondo te in effetti per quali ritmi le suggeriresti? Io sono arrivato agilmente a 3.40, 3.30 ho dovuto far fatica per spingerle. Non l'ho trovato la scarpa super super reattiva. Cosa ne pensi del fatto che abbia uno zero drop per i podisti di cui parlavi prima? No, lo zero drop l'ho sentito in certi momenti quando soprattutto ero su a Bormio, che praticamente doppiavo tutti i giorni, sali scendi, tanti chilometri, un po' di stanchezza l'ho sentito. In generale però io sono sempre un po' così, forse perché corro di avampiede, ma tra uno zero drop e un 10 di drop davvero la differenza ne sento poca. A livello di distanze, fino a che distanze le utilizzeresti? Per un amatore arriverei massimo a 12 chilometri, quindi starei sull'oretta di corsa, mentre per un atleta abbastanza evoluto l'ora e 20, l'ora e 40 si può fare tranquillamente. Cosa ne pensi di questa intersuola Altra Ego, che diciamo è comunque una innovazione sul mercato? La scarpa risulta in generale molto leggera, morbida, non morbidissima, ma relativamente confortevole, quindi è una scarpa con cui ci puoi correre tranquillamente lenti e che non trovi scomoda, diciamo. È più leggera che reattiva questa mescola. Di solito quando esce una mescola nuova tutti dicono è super reattiva, super leggera, eccetera eccetera, invece questa sicuramente leggera e comoda. Invece Andrea, a livello di tomaia cosa dici? Tomaia, guarda, classicissima. Forse il punto negativo sono i lacci, che sono davvero forse troppo classici. Fanno risultare la scarpa non così tanto bella come potrebbe esserlo. Un po' troppo semplici come lacci rendono la scarpa un po' troppo semplice. Non gli rendono giustizia i lacci, ecco, posso dire questo. A livello di battistrada invece che sensazione hai avuto e cosa ne pensi? Posso dire che è stato forse il miglior battistrada che abbiamo mai provato, perché Adidas, anche se ha delle belle scanalature, questa è davvero grippa ovunque, quindi su pista bianca, su ghiaccio come ho provato, sulla pista di garbagnate sdrucciolevole eccetera eccetera, non ha mai fatto perdere il passo. Roba che invece sulla pista bagnata o sul brecciolino qualche volta con l'Adidas ho perso un pochino il grip. Confermi quello che dicevi nel video introduttivo, stesso numero oppure suggerisci di prenderla a mezzo numero più piccolo o più grande? No, se l'avevo detto nel primo video stesso numero, ma posso anche confermartelo adesso, mi sono trovato bene, non ho avuto nessun problema di sorta. Ti dico, sono riuscito a stringerla anche forte e la riuscivo a scalzare anche con la scarpa stretta, quindi vabbè, di solito non si fa, ma questa qua teneva il piede stabile e saldo dentro, quindi. Invece quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? Il pregio, te l'ho detto, il grip che ha sul terreno è clamoroso, che è una scarpa leggera che ti fa correre di avampiede, ti direi senza quasi forzare. I difetti sono, vabbè, le stringhe che non mi sono piaciute come ti ho detto, e sicuramente che essendo una scarpa così leggera non è così tanto reattiva, diciamo dal peso potrebbe sembrare una 2, ma la utilizzerei come una 3, quindi forse se l'avessi dovuta progettare io l'avrei fatta 30-40 grammi più pesante. Ovviamente parliamo in questo caso della Torin 5 probabilmente, quindi nei prossimi giorni magari faremo anche questo test, soprattutto se Altra dovesse fornirci la scarpa. Infatti stavo dicendo, perché sennò il test senza scarpa non è che lo possiamo fare. Ti chiedo, per chi dovesse passare, sappiamo che comunque noi siamo molto favorevoli al drop basso, per chi dovesse passare partendo da un drop più alto a un drop più basso o addirittura a uno zero drop, che suggerimenti potresti dare a queste persone? L'unico consiglio che do è di usare magari la scarpa
una volta a settimana, massimo due volte a settimana, o usarla nelle corse di lente di raccordo che dicevo prima. Quindi magari non di pensionare una Vomero 16 e di usare solamente questa, perché dopo due settimane secondo me avete polpacci e tendini andati. Quindi piano piano ci vuole un po' per capire queste scarpe. Ecco, l'altra cosa che vedo in giro è gente che si sforza per forza di correre di avampiedi, continua a dire che la corsa è naturalezza. Io quando ho iniziato non correvo così bene, negli anni più corri più migliori naturalmente. Ovvio che seguire un allenatore o qualcuno che ti possa dare dei consigli, soprattutto all'inizio, è fondamentale. Penso che tu ovviamente li dai alle persone che alleni. Grazie Max, ti voglio bene. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e se possibile testiamo le Torin 5, perché ce l'hanno chiesto in parecchi. La Torin alla fine è l'ammiraglia di casa altra, quindi sì, tutti chiedono di testarla. A dire il vero, perché poi quello che fa ridere è che quelli che ci chiedono di testarla sono persone che già ce l'hanno e che sanno già come scarpa. Questo funziona così per tutte le scarpe, questa cosa qua mi fa sempre sorridere, quasi come se dovessimo dire la nostra su una scarpa che già loro hanno provato. Va bene Andrea, stiamo congelando, andiamo a prenderci un coffee e ovviamente nei prossimi giorni, se ci dovesse offrire dei coffee, li apprezziamo davvero molto per altre scarpe. Più coffee, più scarpe. Yes, andiamo. Ciao.